qui est le réalisateur de ce joli film. Nous allons voir Philippe. Avant de lui laisser juste la parole pour une rapide présentation, on essaie de garder les horaires. Nous sommes dans une semaine dédiée au cinéma italien de quelque façon parce que hier on a eu la présentation du prochain festival Annecy Cinéma Italien, donc vous avez les programmes et vous avez aussi le programme de notre Italissimo, de ce festival dédié à la langue, à la littérature et à la culture italienne. Pour la première fois cette année, le festival fait une étape lyonnaise et cela commence par un film, une avant-première projetée au Comédia, uniquement vendredi soir. Et si vous voulez réserver une place au Comédia, s'il y en a encore, bon, je n'en sais rien. Il est possible aussi de réserver et d'avoir une réduction en tant que adhérent de l'Institut culturel italien, un code qui permet d'avoir cette réduction. C'est le film Les liens lâchés, dit Daniel Lucchetti, un film qui a été présenté à l'Annonce du cinéma l'année dernière, et on le voit justement, on le présente pour commencer notre deux jours, notre kermesse littéraire qui continue le samedi, ici, l'après-midi, pour s'inscrire aussi. La présentation de deux couples d'auteurs, d'écrivains italiens traduits en français. Antonio Moresco, avec son traducteur Laurent Lombard, et Claudia Durastanti, la straniera, en traduction française, version française, et qui parle en communication avec Massimo Donati, avec son livre, récemment traduit aussi en français. Et voilà, c'est notre palette pour cette semaine, mais on a plein de choses, vous le savez, vous avez vu notre programme, vous voyez notre Facebook, notre site, donc je suis très contente d'introduire la saison du cinéma ici à l'Institut. En présence de Giuseppe Bonito, et par ce film qui parle d'enfants, et on a même la poussette avec un enfant, donc voilà, c'est un thème idéal, et par ce public intéressé, nombreux. Giuseppe Bonito a commencé ce film un peu en retard. È successo che ti sei trovato a continuare un film di cui eri l'assistente? No. Solamente in virtù dell'amicizia. Sì, dico come? Sempre, è un paradosso, ma questo è un film che non avrei mai voluto fare. C'è un film complesso, non comprendo, ma questo è un messaggio sotto. Non so. Un film che non avrebbe mai voluto fare. Perché appunto il film che avrebbe dovuto fare il nostro autore, il regista, che è il nostro autore. Infatti, a inizio film leggermente che è un film con la regia di Giuseppe Bonito, ma è un film di Mattia Torre. Mattia Torre che è deceduto nel 2018. Sì, durante la lavorazione. Non durante la lavorazione, però non era cominciata la preparazione del film. Quindi con mia grande sorpresa Mattia mi chiamò. Io avevo collaborato con lui in passato, molti anni prima, quando ancora era il regista, io sono il regista di una serie, insomma, in Italia, Boris, molto conosciuta. E Mattia mi ha chiamato, io lo vedevo da qualche mese, ovviamente già era una sua partita molto avanti, e mi ha proposto di insomma, fare questo film all'inizio insieme a lui, però poi nel giro di 2 settimane mi è andato a mancare. Quindi c'è stata una specie di messaggio di continuazione, ma molta amicizia.
anche. Sì, c'era amicizia, io conoscevo bene Mattia, devo dire con mia grande sorpresa, perché l'altro film che avevo fatto, che era il mio primo film, era un film drammatico, per cui io gli dissi subito perché lo proponi a me, insomma io ho fatto film drammatico e ho continuato dopo questo a fare dei film drammatici. E, oltretutto io non ho figli, quindi per me era per film di fantascienza, non ancora. Però Mattia insomma mi disse: guarda, non me lo chiedere troppo, è una cosa molto istintiva, insomma, pensato a te. Insomma, un film è stato un successo in Italia, andato bene? Per fortuna sì, ma oltre questo per me era importante cercare di portare avanti la modalità di racconto di Mattia, che era una modalità anche molto complessa, perché uno dei tratti peculiari della sua scrittura è che spesso si ride di cose sulle quali la gran parte di noi invece avrebbe fatto appunto dei film drammatici. E quindi, insomma, sì, è una commedia, devo dire, abbastanza tipica, in Italia sicuramente. È un film... Non dire troppo perché... Non parlerò del film, no, ma qui non ci riesco a parlare del film prima del film. Ma quello che voglio dire, ci tengo a dire, che quasi la totalità delle persone che vedrete nel film, del cast e anche della troupe, peraltro, sono appunto persone molto vicine a Mattia, anche nella vita. Per cui è stata proprio una... Ci sono attori in Italia anche molto famosi che qui fanno proprio poco più di una comparsa, insomma, fanno pochissimo nel film, ma tutti ci tenevano ad esserci anche per onorare la tua memoria, insomma. E quindi è un film nato tra le lacrime, nato così in una situazione molto dolorosa, ma in realtà poi la lavorazione è stata nello spirito anche che era di Mattia, per cui non è stata affatto una lavorazione così drammatica, esatto, o pesante, con questo profondo senso di parole ci portava. E spero che questo dal film emerga. Prima di se tu te crea. Prima di cominciare a vedere il film e di accomiatarti per dopo rivederti alla fine, volevo giusto dire che Giuseppe Bonito ha ultimato e presenterà al prossimo Festival del Cinema, non si potrebbe dire, ma potrebbe, è molto possibile che presenti il suo ultimo lavoro, che è tratto dal libro L'Arminuta di Donatella di Zanantone. E comunque se non esce a Roma uscirà stampato a Torino, e comunque questa è la sua ultima fatica, e è riuscito a ritagliarsi 2 giorni per venire a Lione, e noi lo ringraziamo molto. Grazie, buona visione, buona visione.